ragazzi, io e Lollo ci troviamo nel livello 19 e se completerò tutte le varie sfide, Lollo mi dovrà dare 1000 euro. Lollo, dobbiamo uscire da questa cavolo di stanza, aiutami, ti prego. Allora, io in realtà non ti voglio aiutare perché dato che ti devo dare 1000 euro, non voglio aiutarti. Quindi farò di tutto per complicarti le cose, per renderti questi 5 livelli difficilissimi. 6 livelli super difficili saranno. Allora, io non ti darò indizi, anzi, se troverò la soluzione non te la dirò nemmeno. Grazie. Allora, analizziamo innanzitutto il posto. Qua vediamo Vai. Dei bellissimi fiori con un bel po' di sedie. Non so sinceramente dove andare. Guarda, in realtà neanche io so dove andare, però sto iniziando a cercare delle cose, degli indizi, così me li tengo tutti per me, guarda, te lo dico subito. Ti posso dire che ho già trovato la soluzione? Mi credi se ti dico che ho già trovato la soluzione? Non ci posso credere, ti faccio anche uno sconto, giuro, se mi hai trovato la soluzione. Allora, scendiamo a compromessi, ok? Io ti dico questa soluzione solamente se da 1000 euro ne vincerai solamente 900. Guarda, va bene, a me bastano anche 500 euro. Seguimi, perché qua mi sa che c'è un bel parkour sugli alberi da fare. Guarda un po' che ti ho trovato. Boom. Ragazzi, ma sono troppo forte. Cioè, ragazzi, non c'è niente da fare. Lollo Pollo è un genio. È tutto nel mio cervello, ragazzi. Adesso però dal livello 20 in poi non ti aiuto, te lo dico. Da adesso in poi te li trovi tu i tuoi livelli. Ah, grazie mille, va bene. Ma Lollo, ma dove cacchio ci troviamo? Ma stiamo sotto... Posso dire che mi sembra tipo la tana di Shrek? È vero. Non so veramente dove andare. Vediamo un po' qui dietro. Aspetta, mi fa scavalcare. Fermo, non ti muove. No, non mi fa fare niente, benissimo. Allora Lollo, io ti consiglio di guardare bene per terra, perché secondo me per terra trovi o una scheda o un tasto, qualcosa. Aiutami anche a questo livello, ti prego. Da solo non sì, ce la dai, faccio. Ti aiuto perché mi sento buono. Sto cercando in realtà tra i muri, perché vedo tante piante. Magari c'è qualcosa nascosto tra le piante. Non anche lo so, mannaggia. Regà, non riesco a trovare il prossimo livello. È difficilissima questa mappa. Non lo trovo. Cioè, è veramente impossibile arrivare al livello 21. Cos'era quello? Oh, aspetta, l'ho trovato forse. L'ho trovato. Ah, te lo giuro che lo stavo trovando da solo, non ti avevo neanche visto. No, questo. Ma sono troppo forte, raga, sono troppo forte veramente. Ok, mancano sempre meno livelli, mancano da adesso 4 livelli per vincere i miei bellissimi 900 euro. Come ti senti, Lollo, in questo momento? Mi sento un po' triste, ma ti dirò di più. Non ci credo. Per vincerli... No, hai trovato così. Sì, è stato bellissimo. Oh mio Dio, la stanza delle principesse. Io sono una principessa perché sono Spider-Man. Ok, questo te lo dico, sembra impossibile, No, cioè, questo... non so veramente che cosa fare, non lo so. Come che facciamo ad arrivare là sopra? Là sopra c'è un passaggio, ma non so come arrivarci. Dove? Là sopra, guarda in alto. Mi sa che dobbiamo usare le tende. Queste cose qua, sono sicuro. Come le usiamo le tende? Aspetta, c'è il parkourista qua. C'è il parkourista. Vai, pesce, aspetta. Ci provo. Come? Ah! Facci sognare. Oddio! Aspetta, guarda quanto sono forte. No, Lollo. Dai, ma se c'hai veramente... L'equilibrista! Uno! Ok, fermi Vai. Tutti. Ok. Piano, allora, adesso, pari o dispari per chi salta prima. Lollo, dai, dato che sei mio ospite, parti tu, così vediamo quanto è impossibile questo salto. Sei sicuro? Sì, vai. Ho molta ansia. Pensa, ma non capisco, ma il tetto... Ah, ma non c'è il tetto. No! Ok, provo io. 3, 2, 1. Ah, era più facile del previsto. Sì, infatti era molto facile. Io pensavo ci fosse il tetto, ma non c'è niente sopra, è tipo vuoto. Cioè, in realtà basta arrivare qui e basta saltare. Sì. Diciamo che questo livello era abbastanza semplice, dovevi solo essere un bravo parkourista. Non so se si dice così. Sì, in effetti era molto facile la palestra. Vieni a fare i pesi. Allora, qua secondo me c'è un inganno. Lollo, ti devo dire. Quale? Che secondo me dobbiamo trovare qualche bottone. Non lo so, sono quasi. Ok. Non ci credo. Non ci posso credere. Dammi 1000 euro, let's go. Ma che dici? Oh, siamo al livello 24. A livello 25 si sbloccano 1000 euro. Intanto risolvi questo, dai. Intanto c'è un film. Ma c'è un film, io mi siedo e lo guardo. Ma ci sono io nel film. Guardami, sono lì. Eccomi, ecco. Un secondo, vedi? Sono il pesce secco senza occhiali. Dato che sono tuo amico, mi hai preso il posto in prima fila. Ciao. Ok, basta cazzeggiare. Sì, Lollo. Basta guardare il film, in effetti. Guarda, spegni. Ah, così non vediamo niente. Benissimo. No, scusa, ma lascia un po' di intrattenimento. Accendi. No, anche tu hai ragione. Ok, Lollo, vai. Allora, controlla tutte le file, perché secondo me qua ci può essere tipo... Vado in prima fila. Vai in prima fila, perché secondo me ci sta tipo un bottone o qualcosa che ci possa aiutare.
Ho trovato. Ho trovato un bottone. Cosa? Vieni. Ma lei, con quale sfiga? Io ho cercato in tutte le sedie davanti e non c'era niente. Eccolo. Ti do l'onore di schiacciare. A me lo schiaccio io. Vai. 3, 2, 1. Ma si è aperta una sedia. Come se... Ma si è aperto un passaggio segreto incredibile. Mi sento un ninja in questo momento. Siamo nell'ultimo livello, Lollo. Non so, ho un po' di ansia in questo momento, perché ho paura di non superare questa mappa. Quindi, allora, qua non voglio assolutamente indizi, te lo dico, eh. Ok, non vuoi indizi? Io infatti mi metto qui, mi siedo e aspetto. Perché, ragazzi, mi voglio godere questo momento. Voglio godermi il fatto che non riuscirai a completare questa mappa. Io mi tengo i 1000 euro in tasca. Sarebbe veramente la cosa più bella della storia. Adesso, posso dirti che l'ho già trovato io da qui? Da seduto? No, non vale. Come cacchio? Vedo qualcosa. Adesso non Aspetta. Ti dico che cosa, perché se no ti aiuto. No, non è vero. Ho trovato un bottone. No, non è un bottone. No. Oh, cavolo, pensavo fosse quello. Hai ma visto? No, ma non ci credo. No, perché i bottoni ci stanno dappertutto. E non so veramente dove andare e cosa fare. No, stavolta l'ho trovato veramente. No. Stavolta l'ho trovato. No, mi siedo. No. È a sinistra. È tutto a sinistra. È lì giù. Lì giù, sul tavolo. Sul tavolo, c'è il cibo. Clicca il cibo. Come il cibo? Palla sul cibo. Ok. Mi stai trollando? Hai visto? Hai completato lì. No, io trollare a te perché ho trollato. No, è al lato sinistro, vai, continua a controllare. Ma il mio lato sinistro è questo. No, adesso, sì, continua lì. Di qua non c'è nulla, continua qua, cerca tutto qua, allora, cerca tutto quello. Non so perché, ma una cosa mi dice che devo andare a destra, non so. No. Non lo so perché, ho questo dubbio, questo presentimento. Non è nell'armadio, ti do un indizio incredibile, non c'è nulla. Nulla. Non perché? Cliccare. Perché c'è scritto push? Significa rompi, no? E let's go! Abbiamo vinto, ho vinto la challenge, Lollo. Adesso ti mando tutto su WhatsApp e mandami. No, aspetta. C'è una cosa che tu non sai. In realtà, se entri qua dentro, hai vinto. Back to the level. No, la scritta è un inganno. La scritta è un inganno. Non entro, non mi fido. Quindi, Lollo, adesso ti tocca. Ti mando tutto su WhatsApp. E... Allora, però, aspetta, te lo dico. Dato che i soldi sono miei, sì. Ok, che hai completato tutti i livelli, ma in molti ti ho aiutato io. Quindi, direi che un bel 1v1 finale per stabilire proprio se i soldi ti arriveranno oppure no. Io lo farei. Va bene, accetto la sfida. Allora, Lollo, ti ho portato nella Tilted Zone Wars perché tu non lo sai, ma io sono un pro player in questa mappa, quindi preparati a morire. Sei okay, pronto? Ok, non faccio domande, io scappo perché non voglio perdere, voglio vincere, anzi i miei 1000 euro non saranno tuoi oggi. Ti stupirò! Ti sto venendo a pushare! Sei bianco! Let's go! Devo vincere assolutamente 1000 euro! Bam! Ragazzi, ho paura! Anch'io mi sto un po' spaventando. Bam! Modificami subito! Let's go! Ho trovato un'arma che mi farà vincere sicuro. Guarda Lollo, questo non è il video per prendere in giro Contis per 24 ore. Ma tu lo sai che non potrai battermi manco con la minigun. Mi stai lanciando. In realtà è uno sparaband, ti sto sparando le band. Non so se mi fa danno con quell'arma. Dici che non funziona. Secondo me no, però va bene. Fermi tutti. Ma sei matto? Ragazzi, lo sparaband forse poteva essere utile adesso. Sì, anche secondo me. Bam, Lollo, attenzione. Lollo però è bravo perché campera. Cioè si nasconde. Ragazzi, io sono un camperone. Ma lo faccio bene. Così si mangia il pesce poi. Vado qua e inizio a costruire verso l'alto a caso. Perfetto. Come se non ci fosse un domani, ragazzi. Così si sale. Poi si mette una scala per bloccarti. Si continua. Si prende l'altezza. Continua a bloccarti. Bello, mi piace. Poi boom. Hit clamorosa. È diventato un pro player. Clamorosa. Poi boom. È diventato un pro player. Signori, non ci signori, posso questa era una giocata da maestri. Si gioca così a Fortnite. Bravo Lollo, mi sei piaciuto qua. Allora Lollo, ti propongo una sfida. Ok. Questo è l'ultimo round. Chi vince, vince i soldi. Sì, giusto. Quindi io devi assolutamente tryhardare. Se non vuoi perdere i tuoi 1000 euro, ovviamente. Vai, tryhardo subito, inizio. Guarda, si fa così. Si tira un prelibabesce all'avversario per intimorirlo. No, non parlare così che perdo, te lo giuro. Ti prego. Ok. Oh no, non so usare le piramidi. Non so usare le piramidi, per favore, no. No, non mi fare questo. Le odio le piramidi.
Oddio! No! Distrutto! Vabbè, ma sono morto! Ti faccio a piccone! Ti faccio a piccone! No, 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 non sì, penso sì, sì, che lo farai! Vediamo se ce la facciamo! No. Let's go! No, no, voglio 1500 euro, lol, almeno! No, almeno! Mi metto a piangere! Mi metto a piangere! Non è possibile! Che tu hai vinto a piccone contro di me! Mi sento scarso, veramente! Non è possibile! Ok, lol, adesso mi sa che ti tocca veramente darmi soldi! Ho superato quei 25 livelli! Ti ho battuto in 1v1, questa volta Lolo me li merito. Guarda, sto già preparando il bonifico su PayPal, mi raccomando mandami tutti i tuoi dati che te li mando subito. Oh. Eccolo qua, perfetto. Grazie mille. Comunque ragazzi, spero che questo video vi sia piaciuto, mi raccomando ragazzi lasciate un like e iscrivetevi al canale. Sì, se volete vedere la persona che mi ha dato i soldi andate in descrizione, che è un bellissimo ragazzo. Io vi saluto raga e Lollo Pollo, viva le donne. Ciao a tutti boys.